Il presidente della Fondazione Italiani Europei, l'onorevole Massimo D'Alema, in esclusiva per il circuito Lunaset, ospite della trasmissione politica Raggi X, condotta dal direttore Samuele Ciambriello su Tele Benevento. In apertura, provocato dalla parafrasi di un vecchio detto, l'unità è fatta, bisogna fare gli italiani, ha commentato. Bisogna evitare che gli italiani si disfino, credo, questo oggi è il problema di fronte al quale noi ci troviamo. Cioè, bisogna evitare che questo paese torni ad essere un paese profondamente diviso, come qualcuno vorrebbe, soprattutto separando il nord e il sud dell'Italia. Numerosi disastri del premier Silvio Berlusconi annoverati da D'Alema, tra cui la mancanza di rappresentatività fisica delle persone in Parlamento. Adesso è stato completamente spezzato quel rapporto fra il parlamentare eletto e i suoi elettori, che è invece secondo me fondamentale, un aspetto fondamentale del funzionamento della democrazia. Le persone non sanno più chi li rappresenta fisicamente. Questo è stato uno dei disastri prodotti da Berlusconi e dalla sua maggioranza. Non ha risparmiato un giudizio su Stefano Caldoro a un anno dal suo insediamento a Palazzo Santa Lucia. La campagna elettorale fu un'aggressione distruttiva verso l'esperienza di Bassolino del centrosinistra. Sembrava che Bassolino fosse il colpevole di tutto e che una volta cacciato Bassolino non ci sarebbe più stata la spazzatura, non ci sarebbe più stata la criminalità, ci sarebbe stato il lavoro per tutti. Io credo che abbiamo potuto misurare che la realtà era molto diversa, che i problemi della campagna sono tutti lì e che semmai la situazione di oggi per molti aspetti ci riporta indietro rispetto alle cose buone che col centro-sinistra erano state fatte. Io ho visto che oggi il presidente Caldoro ha denunciato l'astensione del nostro partito in commissione sul federalismo. Esattamente. Io dico, signor Caldoro mi sta pure simpatico, ma certo ci vuole una faccia tosta incredibile, diciamo, come loro governano con la Lega. Loro sono responsabili di una politica antimeridionale quale mai il paese aveva conosciuto. Loro con Tremonti hanno rapinato le risorse del Mezzogiorno. I fonti FAS. Dopodiché noi ci battiamo per correggere questi provvedimenti e se non ci fosse stato il Partito Democratico questo federalismo fiscale sarebbe stato totalmente contro il Mezzogiorno e lui denuncia noi perché siamo amici della Lega. Io ripeto, diciamo, in politica si può fare tutto, ma da parte degli alleati della Lega denunciare il Partito Democratico come amico della Lega il massimo della mistificazione, insomma, se questo è Caldoro uomo di governo, che Dio protegga i campani. Un passaggio è stato riservato anche alla politica e alle alleanze in campo a Benevento per le prossime amministrative. Su Nardone la sua coalizione non ha voluto esprimersi pur definendola dolorosa. Positivo il giudizio sulle proposte del centrosinistra. Diciamo, non essendo un cittadino di Benevento né di Salerno, io ho un grande rispetto per le elezioni locali. Io penso che noi il centrosinistra ha dimostrato di essere una forza di governo efficace nel Mezzogiorno, ha messo in campo personalità forti e quindi siamo fiduciosi della possibilità di confermare il nostro ruolo di governo e penso anche, soprattutto, ecco questo mi compete dirlo, insomma queste elezioni amministrative non sono solo elezioni amministrative, sono anche l'occasione per lanciare un messaggio forte al governo del Paese. E vorrei dire soprattutto dal Mezzogiorno.